Ci troviamo a Vallata, provincia di Avellino, e noi siamo un gruppo siciliano di frati, suore e anche dei laici. Siamo stati invitati, come altre volte, a trascorrere qualche giorno di missione in preparazione alla festa di San Pio questa volta. A Vallata troviamo delle persone desiderose del Vangelo. Ecco, per questo per noi è importante anche offrire questo servizio e questa nostra disponibilità. Anche riguardo alle confessioni, molte ore al giorno noi riusciamo ad accogliere le persone che vogliono confessarsi, anche la preghiera tra gli ammalati per andarli a trovare e portare anche il conforto della preghiera e di una visita spirituale che dia loro la forza di portare avanti la loro missione con la croce di Cristo. Io depongo, Padre, ogni peccato. È un momento molto delicato perché sappiamo tutti quanto la società abbia bisogno del Vangelo, della gioia del Vangelo, soprattutto il messaggio che il Signore ha voluto dare anche attraverso San Pio, un messaggio di conversione, di valorizzazione anche del dolore, della sofferenza, vedere la croce come una vera esperienza di salvezza, di collaborazione con Gesù, per il mistero pasquale della salvezza del mondo. Per noi è un dovere annunciare il Vangelo perché sentiamo che il Signore ci ha chiamato a portare il suo messaggio perché le persone trovino la forza, la luce e la grazia per realizzare la loro vita. Per noi quindi non è un'esperienza, possiamo dire, così sporadica, perché per noi oggi ci troviamo qui in provincia di Avellino, però in genere noi ci troviamo anche in luoghi più lontani. In ottobre andremo per gli emigrati in Germania per poter anche stare con loro, gli emigrati di lingua italiana, che hanno bisogno anche loro nella nostra lingua una volta all'anno di poter fare degli incontri, delle liturgie, delle preghiere, adorazione eucaristica. E possa il povero di son ricco. Abbiamo sentito questa chiamata ormai da tanti anni, per noi è importante anche collaborare con i laici per l'evangelizzazione. E siamo molto contenti che il Signore si serva di noi per poter far arrivare il suo messaggio agli uomini di oggi. Ci sentiamo quindi onorati di servire Dio sia all'altare sia anche per le strade. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Sono Fra Michele Maria,
faccio parte della comunità In Spirito e Verità. E questo è il, sono quasi al quinto anno e quest'anno dovrò fare i primi voti. E, anzi, tra qualche giorno in realtà. Sicuramente è un'esperienza che il Signore mi sta dando e mi sento veramente fortunato perché il Signore mi dimostra tanto amore, ecco. E siamo qua adesso a Vallata, in un'altra occasione di evangelizzazione, una missione che ogni anno noi di solito andiamo in questa zona, nella diocesi di Ariano Irpino. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia, alleluia, alleluia. E sono contento di aver incontrato il Signore con questa famiglia francescana. È veramente, poter servire Dio è qualcosa di più grande di me. E io posso solo dire grazie a Gesù perché mi dà questa possibilità. Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno. Ci troviamo nella parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Vallata e precisamente nella chiesa Santa Maria Stella del Mattino. Stiamo vivendo dei giorni bellissimi insieme alla comunità di Fra Felice, un momento di catechesi, di annuncio, di vita cristiana e l'inizio soprattutto dell'anno catechistico che faremo domani sera. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. È un momento bello per la comunità perché conosciamo la comunità di Fra Felice da parecchio tempo. Abbiamo vissuto con lui momenti molto belli, soprattutto l'esperienza vissuta con i fidanzati, ma anche con i giovani. E quindi diventa per noi un momento importante, un appuntamento annuale che tutta la comunità vive, tutto il paese sente e che certamente dà un impulso in più al nostro cammino di vita cristiana. È coinciso quest'anno con la festa di Padre Pio e allora vogliamo affidare questo momento di grazia a Padre Pio perché sempre di più possiamo essere innamorati dell'Eucaristia, della vita cristiana, della Santa Messa e la Vergine Santa ci possa aiutare anche in questo cammino. La chiesa nella quale ci troviamo è dedicata proprio alla Vergine Santa Maria Stella del Mattino e in modo particolare alle mie spalle potete vedere la reliquia di San Valentino. E questo è l'auspicio perché tante coppie cristiane innamorate possono essere innamorate non solo del loro rapporto di relazione tra uomo e donna, ma anche e soprattutto di Dio. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un segno di pace. Pace sia, pace a voi, la tua pace sia. Terra come nei cieli, pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, gioia nei nostri occhi, nei cuori. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, una casa per tu.